Siamo con il commissario straordinario del Comune di Parma, Mario Ciclosi. Allora, commissario, è stata letta un po' come una sorta di ordinanza antiproibizionista, ma lei non ce l'ha certo con chi va allo stadio per consumare la birretta al Borghetti. No, sicuramente no, anzi posso dire che vado allo stadio con piacere, quindi amo anche andare allo stadio. Devo dire che non potevo in questa fase non raccogliere la segnalazione di alcuni timori che dal punto di vista dell'ordine pubblico, dalle autorità di pubblica sicurezza sono state rivolte ovviamente al Comune. Quindi alla luce di queste considerazioni di carattere generale, che sono poi considerazioni che sono rivolte verso i parmigiani, a tutela della sicurezza dei parmigiani, è stata adottata ovviamente questa ordinanza che devo comunque dire, per quanto mi riguarda, ha quasi caratteristica anche sperimentale, verificheremo nelle prossime partite se oggettivamente tutti questi timori permangono nella loro consistenza, così come sono state rappresentate da parte della Polizia di Stato, o se invece, come mi auguro, spero, ci porteranno a fare, diciamo, una valutazione, comunque a circoscrivere sicuramente gli effetti e la portata di questo provvedimento. Il tutto comunque sicuramente non in danno dei tifosi, anche perché il Parma è giusto che venga sostenuto sempre con quell'amore e quell'affetto che è necessario, non sicuramente a danno di chi opera nel tessuto economico della città, ma semplicemente per far sì che l'onorevole gioco del calcio sia sempre più diciamo, apprezzato da tutti, in un clima di rispetto e di sani e di raggiungimento dei sani valori sportivi. Ecco, lei in nome della trasparenza ha messo a disposizione anche il suo indirizzo email. Sì. Le sono arrivate proteste o... Proteste su questa situazione? Beh, insomma, a dire la verità non molte. Certo, qualche o un tifoso, un particolare piuttosto esacerbato, l'ho letto. Non gli ho ancora risposto, perché volevo sinceramente, ripeto, valutare bene gli effetti di questa ordinanza, ma gli risponderò sicuramente per tranquillizzarlo, può andare tranquillamente allo stadio, sentarsi a godere e a saltare per il nostro Parma. Ecco, per il nostro Parma, quindi anche lei è tifoso del Parma o perlomeno in famiglia? Allora, guardi, qui mi chiede di fare delle confessioni, vabbè. Metto il cuore in discussione. Allora, intanto devo dire che il mio figlio, il grande, è tifoso del Parma, è un parmigiano, viene spesso allo stadio e viene da lontano allo stadio per vedere il Parma. Ha avuto anche dei trascorsi come arbitro, allora era ragazzo, nella federazione degli arbitri di Parma. Io personalmente, quando vado al Tartini, uno stadio al quale sono particolarmente legato anche da un passato molto glorioso, amo molto lo stadio Tartini perché è uno stadio umano dove si può godere del calcio, e quindi vado a vedere con piacere il Parma. Certo che se il Parma si incontra con la Juventus, io devo confessare, insomma, in questo caso sarei un tifoso juventino, ecco, lo farei con molta moderazione il tifo, però nel cuore devo dire sarei juventino. Però i parmigiani devono dirle grazie, perché qualche anno fa, quando era stato precedentemente nella nostra città, insomma, aveva fatto qualcosa per lo stadio Tardini. Sì, insomma, allora come presidente della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ho consentito che il Tardini venisse adeguato e che il calcio potesse essere giocato, nonostante dei seri problemi, anche in quel caso seriamo per l'ordine. Diciamo un piccolo contributo all'onore e alla gloria del Parma, in qualche tempo nel tempo, insomma, l'ho fatto, dato anche io, è con piacere. Senta, i Boys Parma, che è il gruppo ultra locale, ha scritto una lettera al neo ministro Cancellieri, che l'ha preceduta qui come commissario straordinario, chiedendo l'abolizione della tessera del tifoso. Lei cosa ne pensa? Ma che, allora, che ne penso? Intanto dobbiamo dire che attorno alla tessera del tifoso potremmo fare dei discorsi molto, molto ampi, anche come modalità di erogazione di un servizio, tra le altre questioni. Pensi che la tessera, l'identificazione o il biglietto d'ingresso allo stadio, forse una cosa non è conosciuta, io ne ho a casa diciamo, una traccia, un ricordo,
fu sperimentata qui a Parma, è stata una delle prime società che l'ha sperimentata già nel 92-93, utilizzando per esempio le tecnologie che oggi sono usate per la carta d'identità elettronica. Era uno strumento anche all'epoca, era visto, non c'erano problemi o gli stessi problemi di oggi, ed era visto proprio per dare un servizio ulteriore, diciamo, all'utente, al tifoso, al fruitore del calcio, e quindi facilitargli l'ingresso, creargli ovviamente meno problemi, accedere addirittura ad una serie di servizi che potevano essere gestiti e, diciamo, legati al mondo del calcio, e così via, insomma. Poi oggi sicuramente, di fronte a certi fatti che sono incommendevoli, tra le altre cose chiaramente, la necessità di dare una indicazione, una identificazione del soggetto è diventato, diciamo, naturale. Però la verità è che è uno strumento che deve essere letto in positivo, non in negativo. Positivo per la tutela e per fruire meglio, ripeto, i servizi. E poi chi va allo stadio seriamente, magari con i bambini, per godersi una partita di calcio, ma quale problema deve avere, se vi spiego, di potersi, insomma, fare identificare? È una cosa del tutto normale, ecco. Quindi io comincerei a spostare un attimino, diciamo, questa angolazione di valutazione, a vedere soprattutto uno strumento che possa essere utilizzato non solo per l'identificazione, ma un'identificazione per accedere a un maggior numero di servizi, servizi che, ripeto, possano avvalersi delle tecnologie attuali e quindi comunque facilitare la vita della gente. Immaginate uno stadio, tipo quello di Torino, dove ci possono essere tutta una serie di servizi che possono essere fruiti e erogati all'interno di quella struttura. Come possa essere utile, per esempio, per essere nel tifoso, in questo caso per accedere a agevolazioni, ingressi o quello che si fa. Quindi, come vedete, è l'ottica e l'attenzione soprattutto alla bontà del cuore nei confronti dei comportamenti nel rispetto degli altri.